Buongiorno, benvenuti in un nuovo video Cosa mangio in un giorno? Prima di mangiare io bevo sempre questa che è la bevanda detox che vi ho fatto appunto in un video proprio su questo canale, vi ho fatto la ricettina, quindi proprio prima di iniziare la giornata mi preparo questa qua e poi lascio passare tipo una mezz'oretta che tipo mi vado a lavare perché non mi sono neanche lavata, cioè sono appena sveglia così fresca come una rosa con la faccia di un cesso. E 20 minuti, una mezz'oretta inizio colazione, quindi questa è troppo troppo buona, mi piace tantissimo, andate a vedere il video se ancora non l'avete visto, è facilissima da preparare e ha tantissimi benefici. Metabolismo, purifica, per andare in bagno, dimagrante, insomma, è fortissima. E quindi iniziamo. Per colazione, con questi meravigliosi pancake, ricetta sempre la stessa di cui vi ho fatto il video, ho messo stavolta yogurt al caffè, yogurt greco al caffè sopra e gocce di cioccolato fondente, buonissimo. E qua c'è un caffettino fatto con macchiato con latte di soia. Ecco qua, per pranzo pasta integrale, ricetti, sono abbondanti, è un bel piattone con salmone tagliato piccolino, questo era salmone fresco, tagliato piccolino piccolino. Passate in padella, ci ho messo il pepe nero e i semi di papavero e poi ci ho messo anche, ho fatto tipo una carbonara light di pesce, quindi ci ho messo anche due albumi dentro. Ho mescolato un po' e ho servito con accanto un altro po' di filetto di salmone e un po' di spinaci, questi qua passati in padella. Piatto completo, proteine, carboidrati e anche la verdura. Buon appetito! Ecco qua, per la merenda mangio il mio Andorato porridge di cui ho fatto il video ultimamente. Se non l'avete visto, ve lo lascio nel box informazione come tutti i video di riferimento. E questo qua l'ho chiamato mousse cioccolato e vaniglia perché è vero, ha proprio la consistenza di una mousse. Lo adoro follemente, mi piace tantissimo. Guardate com'è bello. È super super cremoso e mi piace tantissimo, mangiato sia a colazione che a merenda, lo adoro, mangio sempre un po' di questo, poi le mischio un po', comunque è buonissimo, andate a vedere il video. E poi bevo vicino per accompagnare una tisana e oggi ho scelto questa qua, a rosa canina e ibisco, che alterno a volte l'ibisco al tè. Perché anche lo adoro e adesso mangio questo e poi mi vado ad allenare. Questo è ottimo prima dell'allenamento, ma anche per colazione perché è ricco ricco di proteine, quindi mi dà molta energia e poi l'avena anche dà molta energia. Quindi buon appetito. Mangiamo vapore, tanto il vapore negli occhi, oddio. È una pasta che ho fatto con una crema di carote. E semplicemente ho scaldato le carote e poi le ho frullate e poi ci ho messo un po' di parmigiano e pecorino. Poi ho fatto il pollo invece a pezzettini. Guardate com'è bello questo piatto. E adesso ci mettiamo anche un filetto d'olio a crudo. Ecco qua, filetto d'olio extravergine a crudo. E poi ci metterò un altro po' di pepe, un altro po' di parmigiano e pecorino. E buon appetito! Scusami se ti interrompo, Nenzina, volevo dire che questa pasta è troppo buona. Ho inventato una cosa troppo carina. È vero che è buona. Sì, ha un sapore particolare. Poi mi piace il pollo vicino. È buona, pure il pollo. Ho fatto un piatto completo. Le mie giornate si concludono sempre con una tisanina ed uno snack che non sempre ve lo faccio vedere nei video di cosa mangio perché lo faccio sempre, però è sempre la stessa cosa. Di solito ho un tocino tipo questo qua, Mug Cake, con tutto il vapore che vi ho fatto anche il video, e oppure tipo un pancake, insomma quello che trovo. Di solito è qualcosa che preparo tipo la sera. E infatti ne ho fatti due, guardate, così uno magari lo mangio domani a colazione e uno lo mangio adesso che è mezzanotte e tra poco vado a dormire.
Quindi mi faccio questo snack e mi bevo la tisanina. È super rilassante e digestiva. Eccolo qua, è pronto il mio tortino. Questo, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video della mug cake, capovolgere. Tato. Guardate che meraviglia. Io da quando ho scoperto sta cosa, questo snack pare nanna. Sono un cesso. Sperate il mio tortino. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su, così appena raggiungo tanti like me ne faccio uno nuovo. Ciao.